minuti per il pranzo di Natale. Non hai Christmas. Io facevo il presepe, no? Il problema è che a me nella cesta qua dei personaggi di Natale c'è sempre dentro i soldatini, della roba. Io metto le porte. E cosa c'entra le porte davanti a... Magari voglio fare una partita. Per via del manto erboso. Esatto. Manto erboso di qualità. Vabbè, adesso... Portalo via, così... Siamo pronti? Siamo pronti per cominciamo a mangiare. Se no... Sigla. Ma Roberto non c'è oggi, non viene? Come non viene? Non viene. È qua. Non so. Buongiorno. Caro Cuculo, cosa ci fai di buono? Oggi andiamo a fare un risotto con il taleggio catemartori e del tartufo bianco. Siete pronti? Prontissimo. Siamo pronti. Lo vediamo loro. Beh. Allora, vediamo un po'. Olio. Fondo di scalogno. Tu pensi che talmente sono buoni i prodotti cademateri che io faccio il risotto senza usare né soffritto né olio. E senza neanche la pentola. No, lui cuoce nella mano e lo beve come da una fonte. Ugo, i prodotti cademateri non toccano neanche la pentola. Bravo, esatto. Vai. Allora, adesso andiamo a tritarlo così. Io come tritano. Mamma mia, ragazzi. Come taglia giù. Le dita vanno bene, no? Le dita fanno sono il saporino sapore. In più. Fa come gli ho insegnato io, di dire tutto bene. Vai avanti, Roberto. Ma tu stai facendo rosolare. Rosolare lo scalogno. La cosa che mi fa più libidine nel mondo, dopo i formaggi, è quando uno rosola lo scalogno dentro. È una roba bestiale. Per adesso la differenza fra me e te è che io lo faccio nella padella più ampia. T'ho insegnato più io. Ampia. Dai, ma vai di là, dai. Il riso non va mai girato. Vabbè, vai avanti, va, se no ti vuoi. Prego. Là. Mi era invitato a fare la ricetta. Ma hai ragione, anche a me mi ha invitato. Allora, quindi pentolino alto, perché comunque il riso deve contenere un po' il vapore. Cioè, se la pentola è bassa non è... Vabbè, dai, lasciamo stare. Metti il pentolino. Mettiamo... Facciamo un'altra puntata su quel dettaglio. Sulle padelle, poi. Vai. Però lì adesso non puoi fare... Lì non puoi fare... Come no? Con quella padellina lì la famosa onda. Riso all'onda. Volevo arrivare a quello. Perché all'onda. Alla fine, siccome è buono morbido, lì dentro si imbesuisce. Il famoso riso imbesuito. Esatto. Adesso dimmi una cosa, tu vai solo di brodo. Il vino non lo usi mai per dare una sfumata di vino. Il vino in questo caso non lo uso. Non c'è. Perché? Perché non voglio aggiungere questa nota acidula al risotto. Ti do una testata. Vabbè, comunque, è tua scelta, il risotto lo fai tu. Intanto il problema non è quello. Quando entrerà in gioco il taleggio, è tutto superfluo. Io sono stato tante volte a Introbio, dove ci sono le grotte in Valsassina, dove fanno il cademartori, ed è così buono perché viene usato un fermento lattico autoctono, che è meraviglioso, e viene tenuto in queste grotte dove c'è un microclima bestiale. Sarebbe adatto per te perché andiamo su 4-5 gradi, e per quello è così buono. Vabbè, adesso cosa dobbiamo stare qua fino a Natale proprio inoltrato? Il risotto è pronto o no? Sparo le chef, te lo sparo tutto il fettolone. No, taglio la pezzettina. Io non ho pezzettini più piccoli. Se più piccoli ancora, perché dici, si sciolgono prima. L'ultimo pezzettino, vai, che è il tocco, io so quanto ci vuole. Manteghiamo il risotto, pochino di burro. Si chiama tocchellino di burro. Beh, io l'avrei messo meno, ma tu metti quello che vuoi. Vabbè. Guarda come impiatta, eh? La cosa che fa più è che tu segui tutta una vicenda di questo tipo, poi impiatta e ne mette giù tanto così. Non si capisce mai che fine fa il resto. Adesso sta impiattando. Vedi come fa? Pronto. Ecco, vedi? Gli daresti una bastonata. Bene che lui è in dieta e si vede anche perché. Ma io non devo certo stare attento a quello che mangio. Assolutamente no. Andiamo ad arricchire questo piatto, a dare una cornice importante con il tartufo bianco. Benissimo. Prego. Tartufo bianco. La chiave, non finisce più. Non la so chiave è la chiave che o lo fai o non lo fai. Non ce va la mia via di mezzo. Questo qua è fatto giusto. Mettetelo un po' di tartufo, no? Esatto. Cioè, ragazzi, così si fa. A questo punto, se c'è un rullo di tamburi... Ragazzi, è buonissimo. Buonissimo. Tanti auguri da Cademartori.